uno dei protagonisti della nostra colazione. È sano, è genuino e lo si può anche fare in casa. Impareremo a fare lo yogurt con Lucia Cuffaro. Buongiorno, buongiorno. Insegnante presso l'Università del Saper Fare, progetto del Movimento per la Decrescita Felice. Ma perché è meglio farlo in casa, Lucia? Cosa cambia? Una miriade di motivi. Allora, il primo, che avremo un prodotto estremamente ricco di fermenti, molto più di quello comprato in commercio. Il risparmio: pagheremo un litro di yogurt da 1,50 euro a 2 euro, invece che gli 8-9 euro di un prodotto di tale quantità. E non faremo imballi, non faremo packaging, solamente quello del latte, quindi risparmieremo un pochino anche a livello ecologico. Caspita, un sacco di buoni motivi. Allora iniziamo a farlo. Da cosa cominciamo? Dalla cioccolata, no? Magari, però la utilizzeremo man mano. Allora, iniziamo ovviamente dal latte, che è la base. Quindi dobbiamo prendere un litro di latte intero. Io preferisco l'intero, ma va bene anche parzialmente scremato. Lo prendiamo fresco, biologico, e volendo di mucca o di pecora, indifferente. Poi prendiamo lo yogurt. Allora, qui ma dobbiamo farlo? Come lo prendiamo, lo yogurt? Prendiamo uno yogurt che è lo starter iniziale, ma poi non lo compreremo più, lo autoprodurremo in modo circolare. È una promessa, una volta sola, poi basta. Allora, lo yogurt è particolarmente importante, la scelta deve essere uno che ha i fermenti lattici vivi, probiotico, quindi comunque sia molto ricco e molto vivace. Una scadenza lontana, perché loro sono ghiotti, più la scadenza lontana, più sono ghiotti di lattosio e più si riproducono, e deve essere a temperatura ambiente. Dopodiché versiamo il nostro litro di latte all'interno di una casseruola in acciaio inox, a cui abbiamo anche un coperchio per poi coprire. Ce l'abbiamo già? Ce l'abbiamo già, in questo caso l'abbiamo già fatto bollire. Ok, e eccolo qui. Ma quanto dobbiamo tenerlo sul allora fuoco? Perché c'è una bella schiumetta. C'è una bella schiumetta. Questo ha già bollito per circa 10 minuti, o meglio, sobbollito, perché deve arrivare al punto di ebollizione. 10 minuti per avere uno yogurt di densità normale, 15-20 per averne uno ancora più cremoso. Possiamo aggiungere nella fase della bollitura anche un baccello di vaniglia per averlo ancora più profumato. Dopodiché cominciamo a mettere il nostro yogurt. Quindi prendiamo un vasetto intero, va bene anche un pochino di meno, lo mettiamo dentro il nostro latte in questo modo, non ne sprechiamo nulla. Peraltro, con lo yogurt che rimane sul vasetto possiamo fare una maschera per il viso. Io faccio sempre così, poi me lo spalmo sul viso. Ma dai, dobbiamo andare a rimuovere un pochino la pellicina, vedi che si è creata, quindi la dobbiamo rimuovere e gettare via, in modo tale che venga poi molto cremoso e buono. Giriamo, poi velocemente controlliamo che la temperatura sia sui 40 gradi. Questo è particolarmente fondamentale. Perché? Perché i lattobacilli, è vero che sopravvivono sopra i 40-50 gradi, ma non si riproducono. Dobbiamo stare tra i 38 e i 40 gradi. Quindi se muoiono, allora l'effetto sparisce. È finita. È finita, sui 40, non di più. Non serve a niente. Quindi velocemente lo copriamo con un coperchio, prendiamo una bella copertina di lana, di pile, un maglioncino. E mi copro. Oggi non fa particolarmente caldo e ci copriamo, però in realtà copriamo lui, quindi teniamo la temperatura costante in questo modo. È la prima volta che sento dire che si copre una pentola con una coperta di pile. Sì, la coccoliamo e la mettiamo all'interno di un luogo caldo e asciutto, come potrebbe essere un forno. In questo caso però il forno va preriscaldato più o meno a 50 gradi per 60 secondi, così lo mettiamo dentro e rimane bello caldo, coccoloso e trattiene la temperatura. Oh, uno yogurt coccoloso. Per quanto tempo bisogna lasciarlo così? Allora, lo dobbiamo tenere per 8-12 ore, assolutamente non va mosso, altrimenti i lattobacilli, i fermenti si innervosiscono e non si riproducono, ci vuole molta attenzione. Se dobbiamo utilizzare il forno, possiamo farlo anche con una scatola, quindi mettiamo in una scatola, tranquillo, o in un termos. Dopodiché, dopo 8-12 ore, avremo questo risultato. Naturalmente dentro la copertina di pile. Dentro, spacchettiamo. Spacchettiamo e troviamo i nostri bacilli tutti belli e addensati. Esatto, e troviamo lo yogurt. Allora, facciamo così, via la copertina. Ok, e abbiamo questo meraviglioso yogurt. Però è bianco. Però e sa di
vaniglia in questo. Vaniglia? Sì. Perché ci hai messo dentro la stecchetta prima, perché no? Ci ho messo la stecchetta, infatti vedi c'è anche un se po' no. ancora. Ma se volessimo dargli un sapore diverso? Allora, lo possiamo aromatizzare in tanti modi. La prima cosa da fare è toglierne più o meno una ciotolina, metterla in un barattolo e da qui si ripartirà per il prossimo yogurt. Come ti dicevo, infatti è sempre un po' meno di un litro, quindi è il prossimo starter questo. Quindi lo mettiamo da parte in frigorifero. Adesso possiamo aromatizzarlo. Allora, io comincerei con dalla una cioccolata. Ok, cominciamo dalla cioccolata. Prendiamo un barattolino, abbiamo sciolto a bagnomaria del cioccolato fondente, quindi prendiamo qualche cucchiaio di yogurt, lo mettiamo nel nostro barattolino. Mi aiuti, mi metti un po' di cioccolato dentro? Sì, volentieri. Ok, e mettiamo il fondente, va bene, anche il cacao. Di più o di meno? Ma vabbè, poi man mano lo mettiamo. Se non giriamo completamente verrà questo effetto marmorizzato, che è molto carino, ok? Tipo stracciatella. Tipo stracciatella, lo possiamo fare sia con il fondente, sia con il cacao in scaglie, che con il cacao invece in polvere. Invece, per farne uno bigusto, molto sano per i bimbi, possiamo fare in questo modo. Prendiamo sempre qualche, prendiamo un po' di marmellata. Questa è quella fatta dalla mia mamma, eccola qui. Tutto fatto in casa, Lucia può fare. È sempre. Prendiamo un bel, due bei cucchiai di marmellata, in modo tale che sia proprio una merenda sana. Dopodiché, anche nutriente, non è che ne hai messo poco, eh? No, ma c'è. E poi facciamo il bigusto. Andiamo a riempire il nostro barattolino in questo modo e avremo più o meno questa. Poi, vedi? Guarda che bellino. Sì, sì, sì. E poi magari lo giriamo, facciamo tipo effetto mousse. Facciamo effetto mousse. Per concludere, invece, ti vorrei far vedere un'ultima aromatizzazione. Ovviamente poi possiamo mettere anche cereali, la frutta fresca. Però a noi piace fare anche quello da bere e da portare poi. Ah, certo, come no, a casa. Allora, in questo caso prendiamo due o tre cucchiai di yogurt. Eccoci qua. Lo mettiamo all'interno di un bicchiere e lo dobbiamo allungare con un pochino di latte. Questo perché... E ovviamente per averlo un po' più liquido ci serve del latte. Eccoci qua, allunghiamo in questo modo, perfetto, giriamo e poi travasiamo all'interno di una boccettina di vetro, ovviamente sempre riciclata, presa al bar, succo di frutta, non sia mai, e travasiamo in questo modo. Lo possiamo fare bianco, semplice, ci possiamo aggiungere un po' di marmellata, ci possiamo aggiungere un po' di miele. Hai capito? Oppure ce lo facciamo sempre al cioccolato, non so se hai capito anche il mio sempre gusto preferito. Questa è una certezza. Per fare il nostro yogurt abbiamo utilizzato una confezione di latte in tetrapack e qui ti volevo, questa è la domanda trabocchetto. Allora, dove la butto poi? Il tetrapack, allora, questo è un problema, un mistero, perché è fatta di carta internamente d'alluminio e sopra di plastica. Punto. Attenzione, qui bisogna vedere nel proprio comune di appartenenza. A Roma, ad esempio, non va nella plastica, ma va nella carta. Ma per poterla gettare via, dobbiamo andare comunque a rimuovere bene tutte le parti di plastica. Mm. Dopodiché, di che andrà buttata qui nella carta. Invece la plastica, ovviamente, lo mettiamo nella plastica. Sei sempre preparata e non ti posso mai fregare. I vasetti di yogurt invece? Allora, il vasetto dobbiamo avere un po' di attenzione. Possiamo, allora, se è di plastica ovviamente va sempre ripulito. Ovviamente. Leviamoci la pigrizia, puliamo i nostri prodotti e gettiamoli e differenziamoli. Quindi la parte in alluminio, dopo averla lavata bene, va messa ovviamente nel bidoncino dell'alluminio. Il vetro in quello sempre del vetro. Allora, questo è... Questo vedo, lo laviamo, ecco, verde. E lo buttiamo nella plastica. E quello, esatto, nella plastica. Invece, per richiudere tutte le nostre belle confezioncine dei prodotti, un consiglio antispreco è quello di creare con dei guanti degli elastici. Ti faccio un esempio. Questo brutto guanto, guarda, tutto rovinato, bucato, gli possiamo dare una nuova vita. Ma semplicemente va. Tagliando delle belle striscioline in questo modo. Per avere un elastico, ti dico, molto più forte e più resistente di quello che compriamo in commercio. Ecco, appunto, mi si è appena rotto. Ne avevo un altro, vedi? E okay. Poi lo chiudiamo, lo mettiamo intorno. Sì, no, più che altro per magari cereali, per richiudere le confezioni. Velocemente, lo yogurt alla soia. Allora, lo yogurt per chi magari ha delle intolleranze, eccetera. Esattamente lo stesso metodo. Semplicemente dobbiamo prendere un litro di latte di soia naturale e uno yogurt di latte di soia. Avrà un colore un po' più giallino, ma sarà gustosissimo. Il procedimento è lo stesso.
giusto? Perfetto. Ok, allora torniamo velocemente con l'aiuto della grafica per ricordarci l'occorrente per fare lo yogurt fatto in casa: 1 litro di latte, 1 vasetto di yogurt naturale intero biologico, lei dice intero ma si può anche scegliere parzialmente scremato, pentola in acciaio con coperchio, barattolini di vetro con tappo a vite, 1 maglione, una coperta di lana per coprire la pentola una volta portato il latte ad ebollizione, elementi per aromatizzare a piacere come preferite. Invece per lo yogurt alla soia, 1 litro di latte di soia non dolcificato, non sia mai, 1 vasetto di yogurt di soia al naturale e poi metteteci dentro un po' quello che volete. Grazie a Lucia Cuffaro. Arrivederci.